Siamo. Bene. Quest'ora non si vede. Ecco. Adesso sì. Evviva. Evviva. Ecco il taglio del nastro, 12 febbraio 2020, Reggio Calabria. Rombi, disegnati da Piacentini, l'opera simbolo di questa esposizione, che è una straordinaria idria proveniente proprio da Roma. E questo è il punto nel quale la mostra accoglie il visitatore con un'immagine storica del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che è appunto questa che abbiamo voluto utilizzare proprio perché dà il senso dell'importanza di quel museo e fra le opere che sono qui presenti riconosciamo le spalle dell'Ercole Farnese. E così inizia il nostro percorso nel legame fra il Museo di Napoli e il territorio calabrese con questo oggetto eccezionale. Già solo questo ci permetterebbe di costruire una mostra. Lascio a Daniela Costanzo la parola per illustrare. Sì, abbiamo scelto sia un'immagine scenografica del Museo di Napoli. Possiamo venire un po' più avanti, magari ci descriviamo così. È un dipinto del pittore francese Verlet, che è una frase che ci sembrava molto indicativa. Quella che Michele Arditi scrisse nel 1820 rivolgendosi proprio al re di Napoli e che ricorda un po' quello di cui abbiamo già parlato, cioè come il regno di Napoli si considerasse, il regno delle due Sicilie in realtà, si considerasse erede della Magna Grecia formando l'invidia di tutte le nazioni. È vero che nell'Ottocento i maggiori musei d'Europa fanno a gara per acquistare oggetti che provengono proprio dalle antiche colonie greche d'Occidente e che in quel periodo naturalmente ricadevano sotto Napoli. Un oggetto che abbiamo deciso di scegliere come immagine di queste straordinarie collezioni è un'idria, quindi un vaso destinato a contenere acqua in bronzo, di cui purtroppo non è noto il contesto di provenienza. Nel prosieguo della mostra parleremo anche di questo aspetto. Il contesto esatto non è noto, sappiamo che viene da Locri. È un reperto che si data agli inizi del V secolo a.C. e che è la testimonianza della straordinaria arte bronzistica locrese, perché come vedete ha delle anse configurate che sono di una bellezza disarmante, con ai lati le anse orizzontali con due curoi, quindi due giovani, su entrambi i lati, e invece l'ansa verticale rappresenta la Gorgone resa frontalmente con Pegasi alati. Vi invito poi, passando a osservare i dettagli, perché oltre alla straordinaria realizzazione toreutica ci sono dei dettagli incisi come la treccia o il motivo di ovuli, che è particolarmente bello da vedere, soprattutto da vicino. Io ora vi invito, siamo tanti, nel prosieguo del percorso
vi invito a avere tantissima attenzione, perché ci sono dei reperti imponenti fuori vetrina, e quindi vi chiedo la massima attenzione. Come dicevo in apertura, qui un po' spieghiamo il senso di questa mostra e presentiamo al visitatore la tematica di fondo. Quindi l'abbiamo intitolato il pannello "Un museo per il regno", perché questo veramente significava il museo di Napoli. E un museo che inizia a raccogliere collezioni importanti, non provenienti soltanto dall'Italia meridionale. Prima si faceva riferimento alla collezione Farnese, quindi viene citato anche il trasferimento della collezione Farnese da Roma a Napoli, e di tutto questo si inizia a diffondere conoscenza tramite le pubblicazioni. Daniela. Quindi la data di nascita ufficiale del Museo Borbonico è il 1 novembre 1777. Ferdinando IV a istituire il grande museo del regno, lo fa naturalmente con un editto, che è un museo concepito come museo universale, cioè di raccolta di tutte le testimonianze del passato. Uno dei nuclei fondamentali è infatti la collezione Farnese, che è la più grande collezione di scultura antica che Ferdinando aveva ricevuto in eredità dalla nonna Elisabetta Farnese. Opponendosi al Papa, trasferisce questa straordinaria collezione e verranno via via incrementate con gli scavi che vedremo nell'area vesuviana, e gli scavi e l'acquisizione di collezioni private che riguardano i territori della Magna Grecia. Nel 1816, quindi dopo il rientro del Borbone, che erano riparati a Palermo per il decennio francese, il museo assume la denominazione di Reale Museo Borbonico, cioè una perfetta identità. E già nel 1824 iniziano le prime pubblicazioni dei cataloghi. Il Museo Universale, nel senso che raccoglie anche collezioni storico-artistiche che adesso invece vediamo al Museo di Capodimonte, quindi ad esempio abbiamo scelto delle tavole, sono originali, sono tutti cataloghi conservati qui al Museo di Reggio Calabria, abbiamo scelto ad esempio un dipinto di Guido Reni, che adesso non è naturalmente al Museo Archeologico, ma che all'epoca era lì conservato. Il Palazzo degli Studi, perché il palazzo destinato era quello in precedenza dell'università, accoglie anche un orto botanico, un laboratorio di restauro, quindi viene pensato come un luogo di ricerca e di conoscenza che passa anche attraverso queste pubblicazioni imponenti delle collezioni che riguardano ad esempio il medagliere, e che interessano anche alcuni report di scavi, come ad esempio questi documenti che sono pubblicati nel 1888 da Ruggero, in cui si fa un po' il bollettino delle scoperte all'interno del regno. Quindi a quest'opera di tutela e acquisizione va da contrattare anche un'opera di divulgazione e anche in lingua straniera, soprattutto in francese, che all'epoca è la lingua, diciamo, colta d'Europa, che continua anche negli anni 30, perché questo Museo Nazionale di Napoli è pubblicato nel 1938. E qui entriamo nel cuore del museo, del Reale Museo Borbone di Napoli, con una selezione di reperti che ci dà un po' il senso della forza centripeta delle collezioni che giungono a Napoli dai luoghi più diversi dell'Italia meridionale. Vediamo, prego, allora, vediamo una selezione in questa zona. La suggestione è ricostruire virtualmente e evocare quello che era il museo nazionale, il museo borbonico, a partire dal XIX secolo. Noi sappiamo che a partire dagli anni 30 del Settecento i borboni iniziano a scavare a Colano, nel 1740.
cultura materiale che viene dalle città vesuviane. E i docchi scrivono: è vero che questo fu un evento tremendo, ma causò anche una conservazione straordinaria, perché da tutta Europa si venivano ad ammirare questi reperti che, come vedete, sono in uno stato di conservazione straordinario, quindi gli affreschi, i bronzi e i vetri. E in quel momento si inseriscono fra reperti provenienti da altri luoghi dell'Italia meridionale. Qui vediamo questo monumentale cratere proveniente da Ruvo, così come da Ruvo proviene quell'altro cratere a Bolude con queste con questi mascheroni all'interno delle Bolude. Iniziano a aggiungere i materiali calabresi e noi li abbiamo voluti inserire in questa vetrina. Poi tutta la sezione successiva sarà dedicata alla Calabria, proprio per dare anche il senso dell'acquisizione di reperti calabresi all'interno delle collezioni che poi sono confluite nel patrimonio del museo. Allora, in particolare questa vetrina è focalizzata sulla collezione Sant'Angelo. Abbiamo detto che, a parte gli scavi e le acquisizioni ereditarie, anche l'acquisizione di collezioni private va a incrementare il patrimonio del Museo di Napoli. Quindi si acquisiscono una serie di collezioni private, come la collezione di Venzio, come la collezione Cargiulo, come la collezione Sant'Angelo. Sant'Angelo, che è marchese, che attraverso i figli raccoglie una serie di oggetti che vengono da tutti i territori del regno. Alcuni eruditi di Napoli lo definiscono il salvatore delle patrie cose, proprio perché acquistandoli impediva l'extraregnazione, la vendita all'estero. E quindi abbiamo materiali che provengono da Ruvo di Puglia, faremo un focus anche su questi reperti straordinari, così come dall'area dell'antica Metma, quindi dell'attuale Rosarno, e ci sono anche materiali di produzione antica di cui purtroppo non è nota la provenienza. Quindi, come vedete, una congerie di materiali che rispecchia abbastanza bene la volontà quasi bulimica di acquisire questi materiali per salvarli dalla dispersione. La collezione Sant'Angelo sarà acquisita dal comune di Napoli solo dopo l'unità d'Italia. Sarà Giuseppe Fiorelli, che all'epoca era direttore di Napoli, a insistere affinché questo patrimonio non si disperdesse, perché una parte molto preziosa, quella delle gemme, era già stata acquistata dal British Museum di Londra e quindi, come dicevamo, era destinata alla dispersione. Andiamo, i crateri di Ruvo andiamo avanti perché siamo tanti. Secolo che rappresenta una serie di combattimenti e in basso anche scene delle Argonautiche, quindi di Giasone che combatte contro il toro di Eta e l'innamoramento di Medea. Questo è uno dei vasi più grandi conservati a Ruvo di Puglia e della fine del IV secolo, effettivamente una delle ultime produzioni di ceramica italiota a figure rosse, mentre quello che vedete da quella parte è sempre stato ritrovato a Ruvo e attribuito al pittore di Liburgo. È una scena notissima perché rappresenta l'oltraggio a Cassandra da parte di Aiace Oileo. È una scena molto drammatica perché, come sapete dal mito, Cassandra durante la presa di Troia si rifugia nel tempio di Atena, quindi abbracciando la statua è sacra e protetta dalla divinità. Aiace invece la prende, le usa violenza, quindi è uno degli episodi più truci che raffigurano la iubis, la tracotanza e l'oltraggio solo alla donna in questo caso, ma soprattutto ai diversi. E con questo entriamo.
dedicata alla Calabria e ci dà il benvenuto un reperto veramente eccezionale, quello al quale faceva riferimento prima la dottoressa Costanzo. Daniela. Allora, sì, questo è un cippo trovato alla fine del Settecento nella zona del vallone Mannella, che come sapete poi da scavi regolari era un luogo dedicato al culto di Persefone. Vengono citati tre personaggi locresi che hanno dedicato alla dea, sono personaggi che da onomastica non sono parenti, quindi probabilmente si tratta di magistrati, perché sappiamo che le magistrature del Locresi erano su base ternaria, ed è un cibo che fu acquisito dalla collezione di prima a Caserta per poi passare al Museo di Napoli. È la prima testimonianza della presenza di materiale archeologico al vallone della Mannella, così come dalla Mannella provengono quegli elmi in bronzo che vedete, uno dei quali è scritto sempre con dedica alla dea e l'altro, che è particolarmente importante per la decorazione delle palmiate, quindi delle tappe che coprivano le guance, che sono configurate a testa di ariete e ancora una volta sono un esempio straordinario della bronzistica locrese. Invece da questa parte abbiamo voluto scegliere alcuni reperti più vicini a noi, perché passeggiando nelle sale espositive del nostro museo li ritroviamo, ne ritroviamo forme, ne ritroviamo esemplari simili, e quindi abbiamo... Vai, allora abbiamo delle raffigurazioni, in questo caso un mobiletto Kybotos, quindi un mobiletto miniaturistico che è un'offerta alla... Attenzione. E soprattutto, come vi dicevo, questo frammento di Pinax, che è un ritorno in realtà Pinax, che fa parte di quel nucleo che vi dicevo acquisito nel 1825 da Napoli, e che però è una delle raffigurazioni più iconiche del santuario di Persefone alla Mannella, perché rappresenta proprio la coppia divina di Ade e Persefone in trono. Di solito queste scene vedono la presenza di un offerente che porge delle offerte alla divinità, o anche di altre divinità, Hermes e Dioscuri, che rendono omaggio alla coppia Ade e Persefone. Accanto vedete quello che invece è conservato qui al museo di Reggio Calabria, e abbiamo già letto di come Orsi, scavando e trovando gli oltre 3.000 frammenti che poi saranno catalogati da Paola Zancani Montuoro, dirà: ecco, questa è il luogo da cui provengono questi materiali, che sono una produzione tipica dell'artigianato locrese nella prima metà, anzi nei primi 30-40 anni del V secolo a.C. Andiamo, permettiamo anche agli altri di venire. Qui abbiamo un altro reperto eccezionale, che è questo cratere a figure nere risalente al VI secolo a.C., che si avvicina a materiali che noi abbiamo esposto all'interno delle vetrine, però in molti casi noi li abbiamo, diciamo, in condizioni più frammentarie. Invece qui abbiamo la possibilità di apprezzare anche la monumentalità di questi oggetti, che poi venivano appunto offerti alla divinità, così come offerte alle divinità. Daniela. Sì, sono tutti questi oggetti che vengono... qui si passa dagli scavi irregolari e dalle acquisizioni non ben chiare agli scavi regolari, di cui parlavamo, di Paolo Orsi, condotti nel fondo Parapensa. Orsi ritrova una serie di macchiaroni che sono sempre condizioni tipiche dell'artigianato locrese, come vedete dall'argilla molto chiara, beige molto chiara, quindi con proprio teste e le cestine di personaggi femminili che sono difficilmente identificabili, perché potrebbero rappresentare tanto gli offerenti quanto la raffigurazione della divinità nel momento in cui, come in questo caso, indossano il polos, quindi questo copricapo che ne sottolinea la natura regale e divina. E quindi queste testine, nonché una serie di offerenti, quindi
realtà questi li riconosciamo come personaggi, fanciulle che offrono delle offerte come dei piccoli uccelli o delle corone alla divinità, di cui abbiamo rappresentazioni in trono. Quindi queste sono pertinenti alle cosiddette grandi statue, alle Gio, le chiamerà Amorsi, perché potrete vedere nel nostro livello B, sono raffigurate con il busto quasi dritto, quindi sembra un Gio, quindi queste divinità in trono insieme alle protoni femminili. Ci spostiamo in altri luoghi della Calabria che hanno restituito, che hanno, come dire, implementato le collezioni del Museo di Napoli, partendo proprio dalla città nella quale ci troviamo, da Reggio Calabria, con delle opere che giungono qui per la prima volta, ritornano qui per la prima volta, a partire da questa testa femminile di dimensioni imponenti, così come le monete. Vai, Daniela. Tesoretto. Allora, questa testa femminile fa parte della collezione Sant'Angelo, quindi ritorna in quel nucleo di oggetti che vengono acquisiti progressivamente nei repertori, nei cataloghi di Napoli. Si indica Reggio Calabria come provenienza, probabilmente la provenienza antica è un'altra, probabilmente è Medma in realtà, così come abbiamo due esempi importanti della tesaurizzazione in età antica, cioè dell'accumulo di monete e materiali preziosi che venivano occultati in periodi di particolare difficoltà e instabilità economica. Il proprietario sperava evidentemente di recuperarli, ma qualcosa è andato storto, quindi abbiamo dei tesoretti di Reggio Calabria di cui abbiamo in rappresentanza alcune dracme che rappresentano appunto Reggio e quindi Giocasto, fondatore di Reggio, nonché Anassila, tiranno di Reggio e Messina. Purtroppo spesso questi tesoretti venivano vagliati dalla Commissione alle Antichità e venivano acquisiti solo in parte, così come in parte fu acquisito il tesoretto di Tiriolo, che era stato scoperto nel 700 da una persona che, scavando nei pressi del castello baronale per recuperare pietra da taglio, aveva rinvenuto questo vaso contenente una serie di aurei, quindi di monete in oro emesse dai Bretti, diciamo nella seconda metà del IV secolo avanti Cristo, associati a una straordinaria collana in oro e granati, e solo attraverso una ricerca di archivio si è stato in grado di ricondurre questa collana al tesoretto di Tiriolo, perché a un certo punto se ne erano perse le tracce. Molti redentori viene indicato la Santa Agata dei Monti, in realtà viene da Tiriolo, che è stata conosciuta come tale. Reggio Calabria, territorio di Catanzaro, e ci spostiamo ancora più a nord ed entriamo nel Cosentino con delle testimonianze che hanno fatto la storia dell'archeologia calabrese. Sì, nella metà dell'Ottocento Saverio Calamari viene, che è ingegnere, viene incaricato di scavare due tumuli monumentali che si trovano nella zona di Cassano allo Ionio, quindi nel territorio dell'antica Turigi, come sapete, fondata nel V secolo colonia panellenica sul sito dell'antica Sibari. Quindi ci troviamo nella Sibaritide, alle vostre spalle vedete straordinari disegni di Cavallari che riportò la sequenza stratigrafica all'interno di queste tombe monumentali, due, il timpone grande cosiddetto e il timpone piccolo, quindi queste collinette che avevano riportato una serie di stratigrafie di sacrifici animali all'interno le tombe e cinque laminette auree, due dal timpone piccolo e tre dal timpone grande, che rappresentano il più importante corpus delle cosiddette laminette ortiche o laminette misteriche, di cui abbiamo un'altra testimonianza della tomba 19 Inam di Ippone, di Vibo Valentia, e altri riferimenti invece in Grecia a Pelina.
Di che cosa si tratta? Sono in realtà delle sottilissime foglie d'oro in cui sono incisi dei testi anche molto lunghi e complessi, quindi abbiamo voluto spiegare, in cui l'anima del defunto si rivolge alle divinità, a Zeus, a Core, Demetra, Persefone, Demetra e ad altre divinità del Pantheon orfico, chiedendo di essere ammessi al regno dei puri. Sono testimonianze quindi di una serie di credenze misteriche, e vi invito a leggerle perché sono veramente molto, molto poetiche in alcuni casi. E nel catalogo ci sarà una nuova interpretazione di questo, quando sarà, lo vedremo. Verso l'età romana, con una parte tutta dedicata all'epigrafia, con materiali, con reperti di varie provenienze, e fra questi un ritorno eccezionale che è la grande iscrizione in bronzo scoperta proprio a Reggio Calabria e contenente uno dei più noti decreti del regime. Sì, allora, questa è una sezione epigrafica che quindi raccoglie materiali che sono in alcuni casi più antichi, come le laminette che si collocano nel VI secolo avanti Cristo, ma che sono stati associati perché, essendo testi scritti, restituiscono una serie di informazioni importantissime sia di ordine privato che in ordine alle istituzioni delle città, dell'ex città magnogreche, perché ad esempio il decreto dei regini, che questa tavoletta è scritta, è un decreto con cui gli abitanti della città attribuiscono la prossenia, che è una carica di antica ascendenza greca, a uno Cneo Aufidio, che è probabilmente il pretore che noi conosciamo in carica nel 107 avanti Cristo. Che cos'è la prossenia? Gli abitanti di Reggio incaricano Aufidio di rappresentare gli interessi della città a Roma, quindi ci dà uno spaccato di tutta una serie di sia delle istituzioni che delle relazioni tra il nuovo centro che è Roma e invece le città del meridione, in questo caso Reggio Calabria.